semplice. Io ogni volta che facciamo questa presentazione dico sempre che è nata a Capodimonte, ma è finita in Campania, nel senso che è partita dall'idea di due pazzi, poi abbiamo trovato altri due pazzi e riuscita una stella. Allora, noi di Antonio facciamo parte dell'Unione Astronomica Napoletana, che praticamente abbiamo la sede all'Osservatorio Astronomico di Capodimonte. Poi ci vuole l'Osservatorio Astronomico, il primo osservatorio astronomico costruito per quello, perché il più antico purtroppo è quello di siciliano, che però era un convento che poi è stato realizzato. Sembra regno era, guarda. Sì, sì, no, quello sì. L'osservatorio astronomico è questo, noi abbiamo in gestione le due cupole che sono quella in alto a sinistra e quella in alto a destra, cupola est e cupola ovest, poi ultimamente abbiamo avuto in gestione, insomma, possiamo utilizzare anche il 40 cm, che dopo vi spiego che cos'è. Io e Antonio ci siamo la domenica sera dedicata alla scoperta, cioè alla ricerca di esopianeti, cioè andiamo a cercare il calo di luminosità dei pianeti quando transitano davanti a una stella, cioè quando un pianeta passa davanti a una stella, la sua curva di luce, che è questa qua, diminuisce e quindi noi riusciamo a capire che c'è qualcosa che passa davanti. Una domenica sera non c'erano transiti abbordabili perché ovviamente Antonio doveva andare a osservare. Iniziamo le osservazioni alle 8 di sera, a mezzanotte massimo dobbiamo staccare perché il giorno dopo tra lavoro e studio non possiamo fare l'intera nottata perché dobbiamo essere proprio presenti sul posto. E allora una sera non c'erano transiti abbordabili perché comunque durano varie ore, allora abbiamo detto facciamo una cosa, dopo aver cercato tutti questi pianeti andiamo a cercare una stella. Bene, dobbiamo trovare una stella variabile, abbiamo cominciato a dire diciamo le eventuali papabili, avevamo fatto una cernita tra una ventina di stelle, abbiamo cominciato a togliere, questa non ci piace, quest'altra non potrebbe essere, così via. Alla fine eravamo arrivati a soli due probabili campi da cui osservare. Diciamo che la scelta è stata molto facile, una era dietro un albero e l'altra si poteva vedere, quindi siamo andati su quella che si poteva osservare e il campo stellare che ci è apparso è questo. Abbiamo fatto 2 ore e mezza, 3 ore di osservazioni, cioè di fotografie scattate per una posa di 1 minuto e mezzo, intervallate ogni 2 minuti, ed è successo questo. Teoricamente tutte le stelline che stanno praticamente qua dentro dovevano avere la curva di luce perfettamente piatta, cioè tutte quante, se non c'era niente, dovevano essere tutte quante parallele tra di loro. Invece una ha fatto questa. Di solito noi quando facciamo l'osservazione la domenica e lunedì ci elaboriamo i dati, il martedì ci sentiamo, ancora è successo qualcosa. Bene, cacciamo l'artiglieria pesante, il 40 cm dell'osservatorio. Ovviamente noi l'abbiamo utilizzato con un telescopio da 28 cm, quindi era un po' più piccolo. Questo qua non lo chiamiamo, diciamo, giocosamente il bisonte, perché comunque lo specchio di 40 cm da Napoli, anche se il cielo è quello che è, insomma, è un signor telescopio per gli astrofi. La seconda serata è uscito questo di nuovo, quindi significa che la prima serata e la seconda serata sono più o meno simili, quindi c'era qualcosa che non andava. E allora siamo andati, abbiamo contattato quel signore che sta là nel Rocco, che mi è arrivato a 98, 98 stelle variabili scoperte, gli abbiamo mandato i dati, Nello c'è qualcosa che non va. Ah, ok. Dobbiamo fare altre serate osservative quanto più tempo è possibile. E allora abbiamo rialzato il telefono. Pasquale, ci serve il tuo aiuto, perché in quel periodo Nello purtroppo aveva avuto problemi alla strumentazione e quindi abbiamo utilizzato vari telescopi, cioè da Napoli, da Sorrento e da Sessa Lunca. Qua potete vedere il telescopio di che ha fatto quasi tutto il lavoro, sta qua dentro, ed è quello di Pasquale, ed è simile al nostro. E siamo riusciti in 2-3 serate, ora ammetto non mi ricordo, perché ormai erano praticamente telefonate ogni giorno, oggi osservo, e mi ricordo Pasquale che alle 6 del pomeriggio, io ho acceso il telescopio, sono pronto, aspettiamo. Siamo riusciti a calcolare tutta l'orbita, diciamo tutta la variazione di luminosità. Una volta che siamo riusciti a calcolare tutto il periodo orbitale, diciamo, di questa ciclicità, nell'aumento e la diminuzione della luminosità, siamo riusciti a scoprire che quello che in realtà era una stella doppia,
cioè una binaria di eclissi, sono due stelle che girano una intorno all'altro. Fino adesso era stata catalogata una stella, perché ovviamente vengono mappate tutte le stelle, però non vengono fatte tutte le varie curve di Mohr. E quindi abbiamo scoperto la compagna che gli gira intorno. Si può dire satellite? No, no, la compagna. Ah, Questo tipo è proprio la compagna. Sono tandem. queste due. L'animazione è proprio questa, e questa dobbiamo ringraziare Dario che ci ha fatto l'animazione vera della stella. Sono queste due, sono due stelle, uno vicino all'altra. Che praticamente la più piccola dà materiale alla madre, la madre ogni tanto glielo rimanda e comunque orbitano uno intorno all'altro. E ora il problema era comunicare questa cosa. Avevamo le coordinate, non sapevamo il nome della stella. Abbiamo cominciato prima di tutto a capire dove si trovava, e si trova praticamente nella zampa del dragone, vedete, sta nella dove ho messo la classica stellina. Una volta fatto questo, abbiamo cominciato a stampare tutte le varie carte dell'AMSO, la società americana che si occupa di stelle variabili, e abbiamo cominciato a fare il classico trova i puntini, cioè dobbiamo trovare nel nostro campo stellare quello che è riportato sulla cartina. Cruciverba. Esatto. Una volta trovata la stella, abbiamo scoperto che la scheda si chiama GSC04244-00959. Non me lo ricordo, cioè lo devo leggere ogni volta, però mi è stato detto, e purtroppo non abbiamo giocato, che è uscito il terno il giorno dopo che è stata scoperta questa stella. Sì. Però questa stella, oltre ad avere questo nome, che diciamo è quello più importante perché fa parte del catalogo di Hubble, ha anche questi altri vari nomi che fanno parte di altri cataloghi, altre survey, insomma, è stata catalogata più volte e ha vari nomi. Però la cosa che ci interessa di più di questi nomi è che il 13 novembre 2016 l'AUSO, cioè la società astronomica americana che si guarda delle stelle variabili, ha dato l'ufficialità che questa stella è una stella variabile. E come dicevo prima, i nomi, quelli più importanti, almeno secondo il mio punto di vista, sono questi quattro che stanno scritti qua sotto, che siamo, cioè la stella ne poteva avere anche altri 200, onestamente è più importante avere quei quattro là sotto. Detto questo, ci siamo ovviamente divertiti e quindi adesso stiamo cercando di trovare la seconda e così via. Questo è tutto.